Giovedì 17 marzo, ben ritrovati su Vercelli Web TV. 462 patenti contestate e 335 visite mediche false. Sono questi alcuni dei numeri dell'operazione Password, l'indagine di attività giudiziaria portata avanti dalla Polizia Stradale di Vercelli. Nei giorni scorsi, infatti, i detective Bicciolani hanno messo le manette ai polsi a MF, medico colonnello militare, reo di aver falsificato patenti con un metodo veramente innovativo. Infatti, l'uomo, dopo aver chiesto l'ausilio di un altro suo collega, sempre medico e sempre militare, più giovane in quanto 45enne, ha escogitato questo sistema, approfittando del pannello telematico www.ilportaledellautomobilista.it, era in grado di fornire password e username al suo complice, che poi a sua volta forniva i dati d'accesso ad altri sedicenti medici, in modo tale che in questo modo venissero convalidate le patenti dei richiedenti. Infatti, col nuovo sistema telematico non occorre più inviare la documentazione cartacea a Roma, basta compilare il form sul portale, di modo tale che poi è possibile richiedere appunto il rinnovo della patente. Una volta ricevuti i dati, poi questi vengono immagazzinati a Roma e la patente viene ristampata e spedita al diretto interessato. Ma i due non utilizzavano solo il sistema informatico per frodare lo Stato, infatti avevano anche un altro sistema, ovvero presentarsi anche di persona nelle scuole guida. In questo modo erano riusciti a facendosi passare per medici a tutti gli effetti, anche grazie all'aiuto di altri complici, a effettuare visite in pochissimo tempo, di modo tale da prendere ancora più compenso. Nell'indagine, appunto, è stato anche indagato un titolare di una scuola guida. Se MF Novarese si trova tuttora ristretto al carcere di Verbania, invece il suo complice è ai domiciliari, così come il titolare della scuola guida milanese. Ent Per entrambi l'accusa è di falso ideologico. Ci ha spiegato l'esito di questa operazione, Luca Iannelli, il vicequestore aggiunto del compartimento di Polizia Stradale di Torino, in una conferenza stampa realizzata ad hoc nei locali della Stradale di Vercelli questa mattina. È un giovane santiatese l'unico testimone del crollo delle mura del tribunale di ieri mattina. Lo ha intervistato per noi il nostro inviato Domenico Cagliera. Ci troviamo con Davide Zanichelli, l'unico testimone al crollo del tribunale di Vercelli. Allora, avevo appena parcheggiato la macchina e stavo percorrendo la strada per poi svoltare e andare a piedi nella piazza del tribunale. A un certo punto una folata di vento ha buttato per terra le transenne che delimitavano proprio quella zona. Io mi sono girato e ho sentito un frastuono. Sono scappato via, ho attraversato la strada e nel momento in cui ho guardato indietro ho visto questo ammasso di detriti che fortunatamente non mi ha colpito. Pericolo scampato, quindi. Sì, direi proprio, è andata proprio bene. Ok, da Santiago è tutto. Secondo alcune indiscrezioni, il sindaco sarebbe stato ascoltato questa mattina in procura proprio su questa vicenda. Vi terremo aggiornati nelle prossime ore. Maura Forte ha incontrato ieri la dottoressa Caterina Marino, amministratore delegato della IP, Iniziative Produttive Piemontesi, l'azienda che si occupa di sterilizzazione, fornitura e noleggio di strumento chirurgico, che in seguito alla perdita di due appalti si trova costretta a ridimensionare entro pochi mesi l'organico. L'incontro ha permesso al sindaco di conoscere la realtà aziendale e di ipotizzare con i vertici di IP alcune possibilità volte a scongiurare i licenziamenti. La Guardia di Finanza di Vercelli ha presentato il bilancio operativo dell'anno 2015. Tra gli accertamenti abbiamo 29 evasori totali riscontrati e 33 autori di reati fiscali. Oltre 6,9 milioni di euro le frodi e i finanziamenti comunitari e nazionali, danni erariali per 7,2 milioni di euro.
Agli evasori fiscali sono stati sottratti 2,2 milioni e sono stati individuati beni oggetti di riciclaggio per 469 mila euro. Questi sono solo alcuni dei numeri del bilancio del 2015 delle Fiamme Gialle. Da segnalare anche irregolarità del 17% sui 972 controlli sul rilascio degli scontrini. Per il lavoro sommerso, invece, sono stati identificati 15 lavoratori in nero e 536 assunti irregolarmente. Sono stati presentati nei giorni scorsi gli appuntamenti di Arcidiocesi e Comune di Vercelli per la Settimana Santa. L'assessore Andrea Raineri ci accompagnerà nei nostri TG nel percorso di avvicinamento alla Santa Pasqua. Si comincia sabato 19 alle ore 21. Anche quest'anno siamo pronti con tutte le iniziative che riguardano la Settimana Santa, una settimana importante nella tradizione religiosa di tutta la Chiesa, ma in particolare della nostra Chiesa diocesana e quindi anche della nostra città, con appuntamenti liturgici importanti che vengono sottolineati anche dalla presenza di eventi culturali significativi. Eventi culturali che hanno la funzione anche di avvicinare, di coinvolgere i vercellesi in quella che è appunto questa settimana così importante per la cristianità. Partiamo questa settimana, sabato 19 marzo, alle ore 21 nella chiesa di San Bernardino in via Duomo, dove avremo un importante concerto di meditazioni musicali sulla crocifissione e la passione di Cristo, svolto dagli allievi della scuola comunale Vallotti, seguiti dai maestri Rondano, Mandarino, Zambruno e Bottega, e che andrà appunto in scena sabato 19 marzo. L'Associazione Libera contro le Mafie e il Comune di Vercelli sono insieme per ricordare le vittime della mafia. Sabato 19 marzo alle 17, sotto i portici di Piazza Cavour, ci saranno appunto le letture per ricordare le vittime della mafia. Sentiamo il sindaco che ci spiega di cosa si tratta. C'è la possibilità per sabato 19 marzo alle ore 17 di collaborare, di essere insieme per un evento molto importante, cioè per ricordare le vittime della mafia, di sconfiggere quelle che sono queste piaghe della nostra società. E l'occasione, sebbene simbolica, di trovarci sabato qui sotto i portici del comune, nei pressi di Informa Giovani, per fare delle letture e insieme leggere e commentare quelle che sono storie vissute da parte di cittadini, penso sia un modo proprio per ricordare, ma nel contempo per seminare, per fare in modo che con la partecipazione ci sia una sensibilizzazione dei cittadini. Sì, l'idea è nata per prepararci un po' a quella che sarà la giornata del 21 marzo, che ogni anno Libera dedica al ricordo e alla memoria delle vittime innocenti delle mafie. E per questo abbiamo pensato di fare appunto un momento, come diceva il sindaco prima, di dove trovarci e dedicarlo alla lettura delle storie delle vittime innocenti delle mafie. E quindi appunto faremo queste letture dove abbiamo cercato di trovare più voci possibili che possano contribuire a creare appunto una lettura collettiva di queste storie, di queste riflessioni legate alle persone appunto vittime delle mafie. Ed ora un attimo di pubblicità e poi la nostra pagina sportiva. È arrivato il nuovo Kia Sportage. Partecipa agli eventi della Sportage Week nelle concessionarie. Scopri come su kia.com. Nuovo Kia Sportage, nato per stupire. L'attaccante della Pro Vercelli, Mattia Mustacchio, sentito dai colleghi di Piceno Time, ha parole di elogio per mister Foscarini. Stiamo lavorando bene, soprattutto sul piano fisico. Siamo tutti disponibili e non ci sono particolari problemi. Abbiamo la fortuna di avere un grande allenatore come Foscarini, che sa bene cosa significhi lottare per la salvezza. Ne ha conquistate tante in carriera. Chiede sempre grande sacrificio e spinge anche noi attaccanti ad aiutare il compagno. Ha concetti di calcio importanti e sono felice che mi stia dando fiducia. Continua ancora Mustacchio. Sabato sarà sicuramente una bella partita tra due squadre con valori importanti e con gli stessi obiettivi. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto, ci vediamo domani sera alle 19.